Che cosa hai fatto? Puoi rispondermi più professionalmente? D'accordo. Vado a sedermi nella poltrona gestatoria. 55 anni di teatro, 55 anni così, raccontati anche attraverso i giornali, i titoli, le fotografie, le cose che sono uscite. Questo è uno dei 30-40 libri pieni di giornali che ho e che naturalmente conservo. Nessuno li guarderanno i miei nipoti, oppure i miei nipoti li faranno vedere ai loro figli, non lo so, non ha nessuna importanza. L'importante è che per ogni cosa che io abbia fatto ci sia una piccola testimonianza e ne mancano tantissime. Cosa ho fatto? Ho fatto di tutto, compagnie di giro, mi sono fatto le compagnie, me le sono portate in giro, operetta, 53, 54, 60 persone, orchestra, balletto, cantanti lirici, comico e soubrette, io e mia moglie, e poi attori, via, via, tutti intruppati sui pullman, alberghi, ristoranti, momenti di attese perché alcuni comuni magari in quel momento non pagavano, oppure scialacquazione di soldi perché in quel momento lì dovevamo andare nei ristoranti, negli alberghi di prima anche per fare una certa figura. E poi naturalmente è finita l'operetta, finiti i gufi, all'apertura di locali. Ne ho aperti circa 5-6, ho aperto un locale, un cabaret, ho aperto tre teatri, ho aperto un teatro tenda che ho portato in giro con il nome di Brivio Tenda per la Lombardia. Insomma, un insieme di cose che mi hanno tenuto vivo nello spettacolo. Adesso quando vedo quelle famose trasmissioni intitolate Tecchete alla radio, mi domando e dico, ma io dov'ero? Cosa facevo quando questi recitavano, quando questi inventavano le battute? Ero in giro per l'Italia, ero in giro a fare i locali, ero all'interno dei locali che aspettavo la gente quando la gente non veniva, ero a fare progetti pubblicitari, ero a scrivere per i giornali, a scrivermi gli articoli, a farmi prepararmi le conferenze stampe, fare i comunicati stampa, ero dappertutto, ovunque. E naturalmente in questo periodo di tempo ho inciso tanti dischi e ho scritto anche la bellezza di 11 libri. Sembra, dico la bellezza perché sembrano pochi, ma 11 libri sono tanti, di raccolta di poesie, raccolta di canzoni, cose importantissime e ultimamente anche dei romanzi. Gli ultimi due libri che propagando sono il libro di Parolache, che è una riedizione, e poi Attenti al gufo. Ne usciranno altri due in ottobre. Questi libri che usciranno in ottobre hanno una particolarità. Uno è intitolato Milano in faccia e racconta la storia di Milano buttata proprio in faccia alla gente e non soltanto le istanze contro una Milano che io vorrei meglio, migliore. E poi l'altro è invece un gufo alla corte del Tecoppa, scritto a quattro mani con Piero Mazzarella prima che morisse.